E il progetto di prossimità che stiamo mettendo in campo col PNRR, con tutte le attività, le case comunità, casa salute, ospedali comunità che stiamo facendo, soprattutto in questo modo andiamo direttamente nel territorio dei cittadini, nelle aree dell'entroterra, nelle aree più disagiate orograficamente che hanno appunto dei disagi e che quindi sentono la presenza dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio. Andremo a toccare tutti gli 11 comuni della Valfino, della Valvomano e dell'Alta Valvomano e della Valle del Tordino, cioè in pratica tutte le aree interne, e vedrà la presenza costante settimanale di questo camper che darà tutta una serie di assistenza che oggi riguarderà appunto ecografie, visite cardiologiche, dopodiché di volta in volta può essere implementata in base alle esigenze del territorio. Un progetto bellissimo di cui come consorzio siamo fierissimi di attuarlo. Un progetto che prende 11 paesi della comunità montana, mettiamola così, dove riusciamo a raggiungerli con un servizio di base ma molto interessante per loro, dal momento che è un ambulatorio infermieristico tutti i giorni, specialistico con determinati calendari condivisi con la ASL, ma non per meno importanza anche uno sportello CUP itinerante sui vari paesi, dove alcuni paesi per raggiungere uno sportello CUP devono fare anche mezz'ora, 40 minuti di macchina. Quali visite specialistiche offrirà? Ad oggi sicuramente ci saranno visite cardiologiche, visite ginecologiche e comunque tutto ciò che possiamo riuscire tramite la ASL a livello di specialisti con un ecografo con tutte quante le sonde disponibili. Perciò dopo sarà lì, l'importanza sarà molto far partecipare i medici specialisti per ampliare ancora di più questo servizio.